Io di mestiere faccio il giornalista. Giornalista globale, perché nella mia vita, che già era cominciata sotto il segno della dimensione internazionale, perché da bambino e da adolescente sono cresciuto a Bruxelles, nella capitale dell'Europa. E poi quando mi sono impadronito di questo mestiere di giornalista, ho quasi subito scelto le vie del mondo. Sono stato corrispondente estero o inviato speciale in diverse capitali europee, tra cui di nuovo Bruxelles, ma anche Parigi, Francoforte. E poi ho spiccato il volo verso destinazioni più lontane. Sono stato corrispondente in California, a San Francisco, all'epoca della prima rivoluzione digitale, perché San Francisco è la capitale della Silicon Valley, dove ci sono tutti i colossi, il big tech. Poi da lì sono andato in Cina, sono stato per 5 anni corrispondente a Pechino e ho perlustrato anche altre parti dell'Asia, l'India, il Giappone, il Vietnam. Infine mi sono trasferito a New York, dove abito adesso, che non solo è la più grossa città americana, la capitale economica, finanziaria, ma è anche un po' una specie di capitale globale. È la sede delle Nazioni Unite e lì si incrociano persone che vengono da tutto il mondo, quindi da lì ho un po' una sintesi di tutte le zone del mondo che vi voglio raccontare, perché il mio mestiere è questo, è raccontarvi il mondo. Ho sempre cercato di essere là dove c'erano dei laboratori del futuro. Ho fatto il corrispondente a Bruxelles quando stava nascendo l'euro, la moneta unica europea. Mi alternavo tra Bruxelles e Francoforte, perché Francoforte è la sede della Banca Centrale Europea. Sono andato a San Francisco per vedere da vicino e raccontare ai miei lettori la prima rivoluzione di Internet. Sono trasferito in Cina per descrivere un miracolo economico che stava cambiando la vita in meglio per 1.400.000.000 di cinesi. Poi sono tornato a New York in un momento interessantissimo, la presidenza di Barack Obama, ma anche crisi economiche, fino a eventi più recenti, la pandemia, vista nel paese che comunque ha prodotto centinaia di milioni di dosi di vaccini. Ecco, il mio lavoro include anche tanto studio della storia. Vedete, io viaggio sempre con un bagaglio fisico, non sto parlando di immagini virtuali, un bagaglio di libri di storia, perché per capire paesi distanti, quelli dove vado a vivere, dove mi trasferisco, dove trasloco, metto radici, per capirli e poterveli raccontare, io vado a scavare nella loro storia, voglio capire la genesi, gli antefatti, il DNA politico-culturale, anche oltre alla storia, la letteratura, la poesia, tutto quello che mi può aprire le chiavi dell'animo di quei popoli. Quindi per me la storia e la geografia, naturalmente, sono sempre stati degli strumenti essenziali del mio lavoro, e li metto al vostro servizio.